Luino non deve essere cercata sulle carte geografiche, ma in quell'altra ideale geografia dove si trovano tutti i luoghi immaginari nei quali si svolge la favola della vita. Luino è una piccola città sul Lago Maggiore, sulla riva lombarda del Lago Maggiore, in provincia di Varese, che dall'inizio del secolo fino a direi alla Seconda Guerra Mondiale aveva soprattutto caratteristiche turistiche. Tutte le case che si vedono sul lungo lago una volta erano alberghi. Luino si trova all'estremo nord Italia, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Il fiume Tresa, una sorta di spina dorsale, la unisce al lago di Lugano e dalla Svizzera, con cui confina su un arco di territorio che comprende 6 diversi posti di frontiera. Vi si arriva via terra, con il treno o l'auto, e via lago. La stazione internazionale di Luino rappresentava nel primo Novecento la più importante stazione di confine. Vi aveva sede una grande dogana e la stazione stessa era coperta da una grande pensilina di ferro, analoga a quella della stazione centrale di Milano. Poi venne la guerra e la splendida pensilina divenne ferro da cannoni. Qui giunse ad inizio Novecento il padre di Piero Chiara, il più noto scrittore luinese, per lavorare presso le dogane. Mio padre giunse dalla Sicilia alla stazione di Luino nel 1908 in qualità di impiegato della dogana italiana. La facciata troneggiava sopra la piazza appena abbozzata, l'enorme tettoia, simile a quella della Gare de Lyon di Parigi, accoglieva le fumate delle locomotive. Lo spettacolo che la stazione gli offrì, con gli immensi depositi, gli uffici, il traffico diurno e notturno, dovette essere sbalorditivo, perché nel 1920, a guerra finita, quando la stazione riprese un'ombra di vita, me ne parlava come di un sogno d'altri tempi. Quando mi portava con lui per farmi vedere la stazione, me la mostrava come una delle meraviglie della Terra. Carlo V, imperatore di Spagna, concesse a Luino il privilegio di un mercato da tenersi il mercoledì. Da allora, il mercato di Luino è diventato un punto di riferimento conosciutissimo oltre Alpe. Ogni mercoledì fra le 10 e le 30.000 persone raggiungono con ogni mezzo Luino per tuffarsi fra le bancarelle, mentre i battelli fanno la spola dall'una all'altra sponda, raccogliendo i turisti di hotel e campeggi. Il vecchio porto asburgico è caratterizzato dalla Madonnina d'Oro, che è diventata il simbolo di Luino. Accanto, lo storico Caffè Clerici, uno dei luoghi più cari a Piero Chiara, descritto in moltissimi suoi libri. Al Clerici si riunivano i giovani, o meno, di Luino, in tempi in cui la televisione non esisteva da noi. Si giocava a biliardo, a carte, e ci si scambiavano le esperienze di una vita di provincia. Oggi al Clerici si organizzano spesso serate in ricordo di Piero Chiara, con letture e cabaret. Chiara, a mio parere, ha due caratteristiche. Una che è un vero luinese, cioè tutto quello che lui ha raccontato e che era nei suoi libri, nei suoi articoli sul Corriere, su altri giornali, è veramente la vita dei luinesi. Certo, lui aveva molta fantasia, l'ha arricchita, ma però guardate che i fatti sono fatti veri e sono fatti che si ripetono ancora adesso. Quindi Chiara ha due caratteristiche, essere stato luinese ed essere stato un magnifico. Ha saputo raccontare magnificamente questa vita che è un po', diciamo, provinciale, ma lo dico in senso piacevole, quella piacevole vita di provincia. La casa natale di Piero Chiara, un palazzo costruito fra il XVI e il XVIII secolo. Al primo piano un ristorante di alto profilo,
il Due Scale, così chiamato per la doppia scalinata di granito rosa. In Di casa in casa la vita, Piero Chiara così la ricorda. Il palazzotto dove Luino, o meglio il mondo, incomincia per chi viene dal lago. Recentemente il ristorante è stato rinnovato con molta cura per i particolari e per la salvaguardia degli antichi affreschi. L'Enoteca Due Scale, con la sua scelta di vini, vale da sola una visita. La vecchia via scendeva al porto in 5 segmenti variamente allineati, in una stretta prospettiva, dove si confondevano balconi, finestre e ballatoi. Tutta la piccola gente del borgo si muoveva dentro e fuori dalle botteghe e la mattina girava lungamente a ventaglio sulla piazza. Così Chiara ricorda la via dei Mercanti, oggi via Cavallotti, accanto alla sua casa natale, un luogo dove il tempo pare essersi fermato. Casa Rossi, vestigia di una delle tre porte d'accesso al borgo medievale, mostra splendidi elementi rinascimentali ed ospita un'interessante galleria d'arte contemporanea. Alla scoperta di particolari architettonici attraverso Luino, dalla via dedicata all'altro grande, il poeta Vittorio Sereni, verso il lungo lago oggi dedicato a Chiara, si incontrano case di diverse epoche storiche e chiese degne di una visita. Di Luino era originario anche Bernardino Luini, il grande artista che ha lasciato impronte su tutto il territorio. Villa Ussi, un tempo residenza di un ricco industriale, oggi sede della Biblioteca Civica e del Fondo Chiara e Sereni. Siamo davanti alla macchina da scrivere di Vittorio Sereni. È un'emozione essere qua. Siamo a Villa Ussi, all'ultimo piano, dove c'è l'archivio Vittorio Sereni e una parte dell'archivio Piero Chiara. Chiara e Sereni sono legati indissolubilmente, non solo dal fatto di essere nati a Luino, ma dal fatto che Chiara deve a Sereni la sua presentazione letteraria. Infatti Sereni dirigeva Il Tornasole, una nuova collana per la Mondadori, e il primo volume che volle inserire, con cui iniziò la collana, fu appunto Il Piatto Piange. Naturalmente Il Piatto Piange ci riporta ad altra toponomastica luinese. Insomma, in parole povere, sono due persone che non soltanto descrissero questa terra, direttamente o indirettamente. Dico indirettamente perché, per esempio, nel Diario d'Algeria, stiamo parlando di Vittorio Sereni, spesso Sereni associa il rintocco delle campane, dei suoni, dei rumori, ai rintocchi, ai suoni e ai rumori della sua Luino. Non dimentichiamo che nella poesia di Sereni spesso torna la toponomastica luinese, sulla strada di Creva, ancora sulla strada di Creva, sulla strada di Zenna, ancora sulla strada di Zenna. Cioè questo insistere sui luoghi, sul suono dei luoghi, è proprio un aspetto che traspare sia dalla poesia di Sereni sia dalla prosa di Chiara. Questo quadro, Il violinista, di Amleto del Grosso, fa parte della collezione del Comune di Luino. È un quadro molto importante, secondo me, è un quadro del 68, uno degli anni più creativi per l'Amleto. L'Amleto del Grosso è il terzo dei grandi pittori luinesi. Partiamo da Bernardino Luini, naturalmente, siamo nel Rinascimento, passiamo per Giovanni Carnovali, detto il Piccio, e Del Grosso venne appunto soprannominato il Picette, in quanto anche la gente costruì questa linea artistica che dal Rinascimento ci porta fino alla pittura del Novecento. Questo quadro è interessante almeno per due ragioni. Banalmente, diciamo, per la forma, perché riassume tutti i suggerimenti che a Del Grosso venivano dalla storia della pittura europea, soprattutto dall'Art Brut. Del Grosso si può alla fine sintetizzare come un espressionista moderno o un neoespressionista. E secondo luogo perché Del Grosso, pur facendosi a volte ammaliare dagli stilemi della pittura, dava sempre dei contenuti legati alla sua storia, alla sua Luino, alla sua famiglia. Fuggirò quando il vento investirà le tue rive. Sa la gente del porto quant'è vana la difesa dei limpidi giorni.
Di notte, il paese è frugato dai fari, lo borda un'insonnia di fuochi vaganti nella campagna, un fioco tumulto di lontane locomotive verso la frontiera. Il vecchio casino di Luino, in cui viveva la celebre e grassissima tenutaria Mamarosa, era molto curato e noto nell'intera regione. Oggi ne rimane soltanto il vecchio cancello, chiuso per sempre. La seconda volta che mi ha tradito, gli ho detto scusa, ma come mai? Lei mi ha guardato con quegli occhi grandi, azzurri come il mare. Mi ha detto, vedi, era biondo da morire, ed è per quello che mi innamorai, perché era biondo, biondo da impazzire. E io gli ho detto, fai di me quello che vuoi. E sono andato giù dal parrucchiere, mi sono fatto tutto quanto ossigenare. Sono diventato biondo da impazzire, e a poco lei è tornata a me. Sono diventato biondo da impazzire, e a poco lei è tornata a me. Luino e la sponda lombarda del lago sono patria di umoristi, cantanti, cabarettisti. Qui sono nati Francesco Salvi, Enzo Iacchetti, Massimo Boldi, Nanni Svampa, Renato Pozzetto ed il grande Dario Fo. Il vecchio Metropol, sede del Casinò Kursaal, ospita oggi mostre e convegni. Io amo molto questo mio paese e se ci abitassi lo vedrei troppo da vicino, mi perderebbe un po' il suo fascino. Invece per me, circa una volta alla settimana, quell'arrivare e entrare nel paese, per me è un'emozione che si rinnova ogni volta e che perderei se abitassi a lui. Come si dice che le donne veramente amate non bisognerebbe sposarle, perché sennò dopo, nella vita di ogni giorno, perdono il loro fascino. E così è per me lui, no? Non la devo sposare, devo tenerla come un amante. L'entroterra di Luino offre spunti gastronomici interessanti. Fra essi, formaggini di capra ed il violino, un prosciutto crudo di capra, rarissimo e delizioso. Dal lago visitiamo i castelli di Cannero di fronte a Luino e la piccola frazione di Colmeni. Ci arrampichiamo sui monti che si specchiano nel Lago Maggiore per raggiungere il lago Delio, ricco di antiche leggende che parlano di santi e di fanciulle. Ridiscendiamo a Runo di Dumenza, un villaggio in cui nacquero cuochi famosi, fra cui Bartolomeo Scappi, cuoco cinquecentesco alla corte dei papi. I muri di Runo valgono da soli una visita per i quadri e gli affreschi che li decorano. Rientrando in Luino, ecco, quasi alla dogana svizzera, la Trebedora, una vecchia osteria di campagna, dove Chiara e i suoi compari invariabilmente terminavano le serate al tavolo da poker. Improvvisa ci coglie la sera. Più non sai dove il lago finisca. Un murmure soltanto sfiora la nostra vita sotto una pensile terrazza. E qui ti aspetto.